guarda qua, guarda cosa faccio. Largo. Là. Il mio braccio è morto. Ragazzi, se un paralitico vi dà un ceffone, il braccio non lo muove, vi dà un ceffone, vi manda all'ospedale. Sapete perché? Perché a lui è veramente decontratto, poveraccio. E cosa fa? Usa perfettamente la frusta. Se lui fa questo, il braccio non lo muove, e fa questo, è morto. E dà un colpo d'angolo. Guardate cosa è successo al mio braccio. È partito. Il disco è questo. Più restate decontratti, forse gli ultimi 10 gradi, qua, forse qua. Qua si dà il colpo di mano, ma non prima. Invece tutti i lanciatori, tutti i principianti, qua già iniziano a tirare. Aspettare, frontalizzare l'anca destra e far partire il braccio. Va bene? Vignano. No, no! Quello è. No. Vai! Chi va? Ma la roccia o l'albero o. Vai, no, il disco. Volendo sfolanciare anche verso là, disco. Qua si è ucciso qualche formica. Se va bene, Sten. Perché è più pulito, almeno non. Ma adesso cambiamo esercizio e ci spostiamo là. Vado? Vai Martina. Braccio parallelo a terra, guardami. Che ti è successo? Vabbè, di gomma, dai. Ah, qua devi lavorare come un disgraziato, devi tenere ferma sta parte sinistra perché. Dai ragazzi, su, vai veloci, dai, dai, non fatevi aspettare. Luca, su. Tocca a te. Vabbè, qua hai avuto fretta di far partire il braccio, non hai avuto il tempo di entrare con l'anca e poi tirarlo su. Dai, ti tocca. Dai. La riga sulle gambe, allargo il disco, guardami. Troppa fretta adesso, sai? Troppa fretta. Se io lo faccio partendo piano, anzi sopra non devo fare niente, devo sentire che la parte, il braccio viene strappato perché io sotto vado. Ma qua devo stare fermo. Guardate come lo faccio piano, molto piano, largo, guarda, là, piano, devo solo allargarlo. Stop. Quando avete questa sensazione che la spalla si allarga e funziona come una frusta, allora sì che avete messo tanta energia che parte da sotto. Vabbè, sempre sta spalletta, ma è normale. Vai. Non è male come mano, braccio un po' piegato e tiri su il sinistro, i piedi devono stare fermi a terra. Pesantissimo. Guarda, devi passare largo. Allora vi do un'altra idea. Vi do un'altra idea, chi è che deve lanciare ancora? Martin. Si deve lanciare? No, deve lanciare. Vai, vi do un'altra idea. Vai. Vabbè, questione di manualità questa, non è. Allora, la prossima idea è quella, siete mai stati sulla giostra catenelle? Sì. La coda di volpe. Cosa fate per afferrarla? Allunghi il braccio. Dovete fare questo. Io vi voglio vedere sbilanciati a destra, io voglio vedere quando voi. Allora lancio pure col braccio, non sentire gambe, non pensare, dobbiamo focalizzare l'attenzione su un'altra cosa. Io devo arrivare, anziché fare questo, me lo devo guardare il disco, me lo devo guardare, guarda, là, devi proprio tuffarti all'incrocio dei pali e prendere la coda della giostra catenella. Però sono pericolose. No, vai tranquillo, il disco massimo andrà di là, ma è corretto se va di là. Oh, finalmente lo vedo. È prezioso però. Finalmente lo vedo. Deforestazione. Sì. Antonella, allora ognuno di voi poi ha un modo di comunicare. A lei l'ho detto la giostra canella ha funzionato, magari lo dica a lei ma fa una pernacchia. Ognuno di voi poi ha un linguaggio di apprendimento, capito? Quindi la fantasia dell'allenatore deve essere tanto ampia, perché ripeto, per qualcuno può funzionare, per altri no. Vieni Martina, vediamo se funziona pure per te.
immagina che qua c'è un professore antipatico e tu mi devi una sberla tremenda che si deve arrivare. Vai. Tutto a te. Vai. Oh, già meglio. Com'è che si sono addrizzati adesso i lanci? Tratamento. Cominciamo no a bloccare, a muovere poco la spalla sinistra, a muovere di meno. Ragazzi, dai, su, raccogli di corsa. Luca. Ma neanche per te questo, eh? Poi 5 cm di distanza in più di passaggio del disco corrisponde a 5 metri là sotto, non è uno scherzo. Col martello ancora peggio, c'è uno studio su questo, col martello ancora peggio, un centimetro significa una marea, la prima pista italiana di martello che lo si chiama. No, femmina. Ah, femmina. La Sali, anziché... No, la junior, come si chiama? La... Babbo. Anziché tenerlo qua, il martello, ce l'ha proprio qua, a rischio che scappi. Sì. Deve avere delle dita da rocciatore per fare quello. Perché 2 centimetri in più, lei lo sa che sono 3 metri in più là sotto. Capito? Ehi, tu fa a destra, devi stare sul piede destro, col peso del corpo. Vai, largo. Oh. Ah, mi sembrano meglio o peggio come lanci? L'idea è giusta? Ok, dai.